Adesso abbiamo 8.236 parentela. Parentela, prego. Grazie Presidente. Allora, questo emendamento fissa un limite per le centrali biomasse all'interno dei parchi che stanno devastando tutto il paese. E con questo emendamento prevediamo una potenza massima di 500 kW con un raggio di approvvigionamento delle biomasse di 10 km. Ovviamente diamo la possibilità agli impianti esistenti di adeguarsi nell'arco di 2 anni. Questo emendamento è un emendamento di buon senso. Io invito la maggioranza ad accoglierlo, in quanto le centrali biomasse, anche se sono realizzate bene, producono comunque composti organici volatili, diossine, metalli pesanti contenuti nel legno e particolato ultrasottile come le nanopolveri, che sono la fonte di maggiori pericoli per gli esseri viventi, in quanto talmente piccoli da legarsi alle molecole, generando forme tumorali, interagendo con il corpo umano direttamente attraverso i pori della pelle. A tutto ciò bisogna aggiungere l'inquinamento atmosferico, acustico, prodotto dai mezzi che giornalmente dovranno appunto rifornire queste centrali, annientando interi boschi, come sta già avvenendo peraltro, soprattutto nella mia regione, che da quando sono nate diverse centrali a biomasse, una fra tutte proprio all'interno del Parco Nazionale del Pollino, una centrale vecchia dell'Enel che hanno deciso di riaccendere. Io su quella centrale ho fatto Zaratti. come minimo 5 interrogazioni parlamentari e il governo non mi ha mai voluto rispondere. Ecco, per impedire di far emergere ancora la macchia del legno che sta devastando tutti i boschi della mia regione, comprese le aree protette in Sila, nelle serre, stanno tagliando ogni giorno. C'è una notizia sul giornale che hanno trovato appunto interi ettari di boschi che sono stati appunto tagliati per magari foraggiare queste centrali a biomasse. Mettiamo un limite, permettiamo piccole centrali con un raggio di approvvigionamento delle biomasse di 10 km, in modo tale che possano essere veramente delle centrali, delle fonti rinnovabili a servizio della comunità e non per imprenditori che lucrano soprattutto grazie agli incentivi che questo governo continua a dare. Grazie. La ringrazio. La parola a De Rosa e poi a Zaratti.